Lo dico io o lo dite voi? Lo dico io o lo dite voi? Ditelo voi? Ditelo voi? Lo dico io ora! Amici di YouTube! Eccomi qua, ragazzi! Eccomi qua! Stasera anche, diciamo, una tonalità di voce abbastanza scarsa. Sarà perché ormai l'urlo, amici di YouTube, lo ripeto più volte al giorno qui su YouTube! Ragazzi! Allora, questa sera vi porto una notizia abbastanza interessante, perché Kamil Glik, ex difensore del Torino, difensore attualmente al Monaco in Francia, è a un passo dagli Stregoni, dal Benevento. Quindi, dopo l'acquisto di Remy, ex attaccante del, ce lo ricordiamo tutti, soprattutto con la maglia del Chelsea, attualmente era a Lille, che è arrivato a parametro zero, il Benevento, ragazzi, scusate la frenata, ma qui le buche sono sempre di più anche gli acquisti del Benevento, perché infatti il Benevento è un passo da Kamil Glik, ragazzi. Ma prima di partire con questo nuovissimo video e di parlare anche un attimino della situazione Schürrle, perché il Benevento sta intavolando anche la trattativa con Schürrle, ragazzi, questa è una notizia molto molto interessante, vi invito ad iscrivervi al canale, ragazzi, perché siamo quasi a 500 iscritti, iscrivetevi, condividete il video con tutti gli amici del Benevento e della strega, ragazzi, perché Benevento in Serie A il prossimo anno. Allora, iscrivetevi, fate iscrivere tutti i vostri amici, parenti e zii e nipoti, e partiamo con questo nuovissimo video, ragazzi. Allora, Kamil Glik, cosa c'è da dire su Kamil Glik? Un difensore molto molto arcigno, molto molto ostico e con grande grande esperienza, è a un passo dal Benevento. L'unico nodo da sciogliere in questo momento è l'ingaggio, perché Glik percepisce 3 milioni e mezzo di euro circa a stagione, e quindi, diciamo, c'è questo piccolo nodo da sciogliere sull'ingaggio. La trattativa si dovrebbe chiudere intorno a una cifra di 4 milioni e mezzo di euro, che andrebbero comunque al Monaco, e il Benevento porta a casa il primo acquisto sul pacchetto difensivo, molto molto importante, perché comunque, ragazzi, Glik è un difensore molto duro, molto forte fisicamente, ha vinto anche la Ligue 1 con il Monaco, e quindi sicuramente ti dà quell'esperienza che in questo momento sicuramente serve lì dietro agli Stregoni. Poi il Benevento, ragazzi, non si vuole fermare. Ieri ho sentito anche la conferenza stampa di Inzaghi. Lui ha detto: noi in questo momento siamo intenti a finire la stagione con i giocatori che già ci sono. Ha ringraziato Koda, che lascerà la squadra a fine stagione, sarà svincolato, se non erro terminerà il contratto. Ha detto: noi siamo sempre più stimolati a fare nuovi record, perché quello del Benevento, ragazzi, è già il record di punti in Serie B da quando ci sono i 3 punti, da quando sono state messe le vittorie a 3 punti, è il record che c'è in Serie B. Quindi ha detto: noi da qui alla fine della stagione, mancano altre 7 partite, abbiamo fatto anche il record, l'ha già fatto l'Ascoli, che ha vinto il campionato, mi sembra, con 7 giornate di anticipo in Serie B. Noi vogliamo fare record su record, vogliamo battere più record possibile da qui alla fine della stagione, ha detto Inzaghi. Quindi siamo concentrati su questo. Non ha voluto, diciamo, parlare troppo nello specifico di calciomercato. Io lo capisco anche, perché giustamente comunque Inzaghi, diciamo, i suoi colpi in canna che ha il Benevento le tiene sotto alle foglie, no? Le tiene un po' nascosti, diciamo, perché giustamente vuole costruire una bella squadra, e infatti la stanno costruendo, perché dopo Remy ti prendi comunque Glik, che è un grande difensore, ha tanta esperienza, lì dietro c'hai Maggio come terzino, c'hai Letizia, c'hai Koda, sono sicuramente dei giocatori che hanno già giocato in Serie A e sicuramente hanno grande esperienza. Ci aggiungi Glik, ci aggiungi forse, perché comunque Schürrle, ragazzi, per quanto riguarda diciamo la parte esterna dell'attacco, perché Schürrle può giocare in un 4-3-2-1 come seconda punta trequartista, ma anche in un 4-3-3, o comunque se giochi a 3 davanti come esterno. Qui la situazione è abbastanza, lui era in prestito, non era al Borussia Dortmund, mi sembra era in prestito in Russia, se non erro, lo Spartak Mosca, mi sembra, non voglio dire una cavolata ora, però mi sembra che era in prestito in Russia. Però, ragazzi, comunque Schürrle è un giocatore di tutto rispetto. Che profilo è Schürrle? Schürrle ha vinto in Germania, ha vinto, mi sembra, un paio di coppe di Germania, ha vinto la Supercoppa tedesca, ha vinto la Premier League in Inghilterra con il Chelsea, ha vinto la Coppa di Lega inglese, ha vinto il Mondiale nel 2014 Schürrle con la Germania. Quindi, ragazzi, stiamo parlando di un profilo top, che comunque ha 29 anni, mentre comunque Remy e Glik sono over 30,
ragazzi, Shurle si parla di un 29enne, quindi comunque è ancora giovane, ancora c'è da dire tanto Shurle. Quindi ragazzi, gli stregoni si vogliono veramente veramente rinforzare. Infatti l'ha detto anche Inzaghi, l'hanno detto anche la società, vogliamo fare il prossimo anno una stagione abbastanza, vogliono raggiungere la salvezza, diciamo, il prima possibile, e poi concentrarsi, magari ambire a dei traguardi più importanti. E secondo me comunque il Benevento, diciamo, sta costruendo un'ottima squadra. Il discorso Shurle, ragazzi, è che Shurle mi sembra che percepisce in questo momento 6 milioni di euro di ingaggio, quindi l'ingaggio è abbastanza alto. Se però magari poi lui decidesse di spalmarselo in 4-5 stagioni, il Benevento secondo me potrebbe veramente riuscire ad accaparrarsi questo giocatore, che comunque, ragazzi, è un giocatore che ha esperienza europea, ha esperienza mondiale, in una neo promossa ti può fare bene di più. Quindi anche Shurle potrebbe essere un giocatore che fa il caso, sicuramente farebbe al caso del Benevento. Però qui bisogna poi capire quant'è la richiesta del Borussia Dortmund, anche se secondo me non sarà troppo alta, perché comunque anche lui è stato, mi sembra, in prestito per 1 milione di euro l'anno scorso. Quindi magari vorranno sui, non lo so, io ora dico così, vorranno sui 6-7 milioni di euro se è in scadenza. Penso, poi qui le cose del calciomercato cambiano da un giorno all'altro, però comunque diciamo la cifra di cartellino dovrebbe essere questa. Quindi ricapitolando, dalla Burchiano Carri in notturna, il Benevento dopo Remy prova quasi, è quasi fatta per Glick, e prova a prendere Shurle, ragazzi. Quindi tre acquisti, due di tre sono quasi, diciamo, uno è ufficiale, uno è quasi fatta, e uno, diciamo, la trattativa è iniziata, ecco, diciamo così. Sarebbero, se riesce a portarli a casa tutte e tre colpi, parte veramente col botto il mercato del Benevento, ragazzi. Parte veramente col botto, perché comunque sono tre giocatori che hanno tutte e tre una ferrata esperienza europea, e quindi te comunque ti vai a accaparrà subito a prendere tre giocatori che ti fanno fare subito quel salto di qualità importante così. E quindi, ragazzi, io dico ottimi acquisti. Quindi, ragazzi, il sunto è: il Benevento torna in Serie A, e il Benevento in Serie A. Iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i tifosi del Benevento, e non anche con tutti gli amanti di calcio. Se il video vi è piaciuto, lasciate tantissimi like sotto questo video, supportatemi, ragazzi, seguitemi anche su Instagram, link in descrizione, e lasciatemi un bel commentino sulla stagione che ha fatto il Benevento, su questi tre acquisti che sono, diciamo, due di tre sono praticamente, diciamo, fatti, perché Glick ad oggi lo davano per quasi fatto, ragazzi, e Shurle una trattativa avviata. Ditemi la vostra su Remy, Glick e Shurle. Io, ragazzi, vi ringrazio per il supporto. Ultimo piccolo sforzo per arrivare a 500 iscritti, ragazzi. Primo step importantissimo per il canale. Siamo 492-494, siamo lì, insomma. Datemi ancora una mano, un piccolo supporto, e vedrete che ci divertiremo sempre di più. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Qui dalla Burchiano Carri notturna è tutto. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao a tutti!